Benvenuti a questa nuova puntata d'Arte 24. Apriamo con la terza edizione del premio Campo dei Fiori che si è svolta all'Accademia di Romania. Organizzatrice dell'evento Sabina Fattibene. Come sempre la regia mi dà l'ok, vai con il servizio. All'Accademia di Romania è il maestro che rappresenta l'arte italiana, Ennio Calabria. Gli idealisti del nostro tempo. Io vorrei porre però una questione più seria. La questione più seria è in questi termini. Occorre avere consapevolezza che questa società che abbiamo di fronte, che è la società della superficie, non superficiale, proprio della superficie, che è una società che ha escluso tutte le dimensioni profonde della personalità, le dimensioni introspettive, ha escluso di fatto anche l'arte. Cioè a dire, l'arte oggi è dichiarata più o meno esplicitamente un bene inutile. Quindi a questo punto la responsabilità di quelli che vogliono lavorare in questa direzione, quelli che muovono da queste dimensioni introspettive ormai esiliate. E oggi il premio Campo dei Fiori. Ho visto le opere, sono tutti artisti molto bravi. Mi piace definire un percorso dell'anima di questi artisti, perché voi sapete che poi gli artisti hanno una loro storia, sono poliedrici, tendono a cercare nuove strade. Ecco, in questo momento, in questo premio Campo dei Fiori, si è fissato un percorso dell'anima di ciascun artista. Beh,
Bene, grazie. Un dritto numero di artisti astratti, figurativi, devo dire, non ci possiamo inoltrarci a parlare molto, intanto perché il tempo scorre veloce e anche perché ritengo che le collettive sono importantissime come aggregazione degli artisti. Bene, per concludere siamo con Sabina Fattibene che ci introduce un pochino nella terza edizione del premio Campo dei Fiori. Allora, abbiamo questa terza edizione premio Campo dei Fiori qui all'Accademia di Romania perché abbiamo cercato di trovare una nuova location per il nostro premio e questa volta abbiamo 25 artisti in concorso più 7 artisti invece fuori concorso, che sono artisti già di fama. Cerchiamo di dare un premio a questi artisti in concorso, che sarà il premio poter essere conosciuto sia dalla parte dei critici che dalla parte dei nostri collezionisti attraverso una personale che verrà fatta al trittico. Quindi 25 artisti da tutta Italia che all'Accademia di Romania sono in mostra dal 25 settembre al 3 ottobre. Il 3 ottobre ci sarà la premiazione per chi vuole naturalmente venire a vedere chi vincerà questo premio, sarà alle 18 all'Accademia di Romania a Valle Giulia. Vi aspetto tutti, grazie.
Oh,